È possibile scattare fotografie dei propri pensieri? Chissà, magari in futuro si potrà sviluppare una tecnologia così avanzata da riuscirci, ma negli anni 60 e 70 del secolo scorso fece scalpore un uomo che sosteneva di riuscire a imprimere quello che gli passava per la mente su una lastra fotografica. Possibile? Beh, si chiamava Ted Serious ed è sulla sua incredibile vicenda che indagheremo oggi insieme a Strane Storie. Fotografia psichica. È questo qui il termine utilizzato dai parapsicologi in quegli anni, gli anni 60-70, per descrivere un fenomeno molto particolare che, in via teorica, consisterebbe nella capacità di medium, di sensitivi, di persone insomma dotate di facoltà paranormali, di imprimere delle immagini in una maniera per l'appunto non normale, no, quindi paranormale, su pellicole fotografiche. C'è addirittura una nomenclatura specializzata, si parla di fotografia del pensiero, cioè photographs in inglese, o di psicografia, nel caso di immagini scattate in piena luce con una macchina fotografica. E poi si parla invece di scotografia nel caso di immagini realizzate dal sensitivo, dal medium, al buio. Il primo caso noto di fotografia del pensiero è quello del fotografo spiritico Dugui e risale al 1878. In seguito, nel 1896, altri esperimenti furono condotti dal comandante Darget, che realizzò delle apparenti psicografie di bottiglie. Tra il 1880 e il 1920 il fenomeno suscitò l'attenzione dei ricercatori, compresi tra gli altri gli studiosi della Società per la Ricerca Psichica inglese, la SPR. Tra i medium più famosi di quel periodo che mostrarono in una o in più occasioni l'apparente capacità di imprimere immagini solo pensate su lastre fotografiche ci furono la polacca Stanisława Tomczyk, il giapponese Koichi Mita e l'italianissima Eusapia Palladino, originaria di Minervino Murge. Tra il 1920 e il 1940 la medium Madge Donahue affermò di riuscire a ottenere fotografie dell'antica Grecia semplicemente mettendo una lastra fotografica sotto il proprio cuscino e dormendoci sopra tutta la notte. Però è negli anni 60-70, come dicevamo prima, del secolo scorso, che esplose in maniera clamorosa il fenomeno della fotografia psichica. In Russia ne fu protagonista una sensitiva, di cui già abbiamo avuto modo di parlare in un altro video, Nina Kulagina, che sembrava in grado di imprimere delle macchie chiare su una pellicola chiusa in una busta. Alcuni degli esperimenti più curiosi, tuttavia, avvennero solamente per il marito di Nina, che poi li descrisse in un articolo, senza altri testimoni. Di tutti gli altri esperimenti condotti da osservatori esterni, alcuni non portarono a nessun risultato, mentre per i rimanenti non conosciamo i dettagli delle condizioni in cui si svolsero e neppure i controlli, se ce ne furono, predisposti per prevenire delle eventuali manipolazioni o dei trucchi. Dunque non possiamo escludere che in un momento di distrazione, visto che i sospetti sul suo operato sono tantissimi e sono anche molto forti, Nina non sia riuscita a far filtrare, per esempio, della luce sulla pellicola, imprimendo in quel modo quegli strani segni che poi sono stati interpretati come di origine paranormale. Questo infatti sarebbe un modo molto semplice per farlo, ma la vicenda che di gran lunga ha fatto più scalpore è quella che riguarda le fotografie prodotte a partire dai primi anni 60 da un ex portiere d'albergo di Chicago, Ted Serious. A differenza delle fotografie di Nina Kulagina che mostravano solo delle macchie di luce, le foto di Serious raffiguravano dei soggetti molto precisi e riconoscibili, persone, palazzi, aeroplani, scritte. Possibile che si fosse finalmente trovato un autentico fenomeno paranormale inspiegabile?
Ben trovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il bentornato a questa nuova stagione di Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza, della razionalità, enigmi e credenze e misteri ai confini del reale. È una serie, lo sapete, che riusciamo a realizzare grazie al sostegno di tutti coloro che, come voi, se siete tra i naviganti, sbarcano sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon. Se vi piacciono queste strane storie e le altre serie che realizzo qui gratuitamente per tutti, unitevi anche voi, ci aiuterete a realizzare questi e altri progetti. E naturalmente avrete anche accesso a centinaia di contenuti esclusivi che trovate solamente sull'isola, ma ne parleremo di nuovo più tardi. Questa sarà una stagione molto speciale. Come sapete, mi trovo in questo periodo all'Università di Harvard per un semestre di ricerca al Dipartimento di Storia della Scienza e dunque mi collego immediatamente con il me stesso di Boston per sapere come vanno le cose. Ben trovato a te Massimo, ben trovati a tutte le persone che ci stanno seguendo, ma la realtà è che io non sono nemmeno qui adesso, io sono in Italia, sono al CICAP Fest, quindi ci vediamo lì se siete a Padova, se siete in zona naturalmente, o domenica sera a Settimo Torinese al Festival dell'Innovazione. Poi ritornerò ancora qui, ma intanto volevo farvi vedere oggi un posto speciale dove mi rifugio e dove trovo tantissime cose utili. Eccola qua, questa è la Widener Library, è un posto veramente speciale, è intitolato a Henry Widener, che era un giovane appassionato, se possiamo così dire, di libri, ma uno studioso, aveva studiato qui ad Harvard, veniva da una famiglia molto benestante e ha avuto la disgrazia di trovarsi sul Titanic e quindi è morto in quella circostanza. E sua madre alla fine ha deciso di creare una fondazione a suo nome che potesse dare vita a questa biblioteca, una biblioteca straordinaria intitolata proprio a Henry Widener. Eccoci, per oggi ci fermiamo qui, magari però torniamo un'altra volta, vi farò vedere qualche altro angolino. E anche per oggi dunque da Harvard è tutto, ma noi ci vediamo proprio questo fine settimana al CICAP Fest a Padova. A presto! E dunque, grazie Massimo, diciamo così. E ora noi torniamo alle incredibili fotografie del pensiero di Ted Sirius. Nel 1963 un articolo sulla rivista del paranormale Fate, intitolato La fotografia psichica di Ted Sirius, attira l'attenzione di Jule Eisenbud, uno psichiatra di Denver, nel Colorado. Nell'articolo Sirius viene presentato come un individuo capace di proiettare immagini fotografiche su una pellicola Polaroid. Come? Semplicemente fissando lo sguardo con intensità nell'obiettivo della macchina fotografica. Nell'articolo sono riportati diversi esempi di queste fotografie psichiche: scene di strada, palazzi, monumenti famosi, tutti piuttosto sfocati, ma comunque riconoscibili. Stando all'articolo, le condizioni in cui si svolgevano le prove erano tali da escludere ogni possibilità di frode. Sul momento Eisenbud decide che non vale la pena perderci troppo tempo. In seguito, però, quando si trova a passare da Chicago, accetta un invito ad assistere di persona ad alcune dimostrazioni di Ted Sirius che si sarebbero tenute in una camera d'albergo. Rimane esterrefatto quando viene a sapere che Ted, per entrare nell'atmosfera adatta a produrre i suoi prodigi, ha bisogno di bere del whisky per potersi esibire, ma non un bicchiere, diverse bottiglie per ogni seduta. Poi lo psichiatra si rassegna a queste condizioni richieste dal sensitivo e così carica la pellicola sulla sua Polaroid Land 100. Dopo qualche bicchiere, Ted comunica di essere pronto e dice che cercherà di imprimere sulla pellicola un punto piccolo e uno grande. Eisenbud gli punta la Polaroid alla testa con l'otturatore aperto per qualche momento e poi, su segnale di Ted, scatta la fotografia. Ne esce una foto completamente nera. Riprovano. Alle 21.32 Ted è pronto per il secondo tentativo, questa volta nel modo che gli è solito, cioè tenendo la macchina fotografica e facendo scattare lui stesso il pulsante. A questo proposito, pesca nelle sue tasche
un aggeggio di cui intende servirsi e che in seguito indicheremo come il gizmo. Questo è il nome con cui lo chiama Ted. In questa occasione, in seguito sarà modificato, consiste di un tubicino di plastica ricavato dal rullo impregnato di sostanza chimica che serve poi a fissare la stampa dopo lo sviluppo nelle Polaroid dell'epoca. Ted sostiene che questo aggeggio, che regge tra il pollice e l'indice, in seguito diventerà un tubicino di cartone tipo questo, oppure tra il pollice e l'indice, tra il medio e il pollice, eccetera eccetera, più o meno appunto viene tenuto schiacciato contro l'obiettivo, serviva in origine, a suo dire, per tenere le dita lontane dall'obiettivo e allo stesso tempo per limitare la quantità di luce e le immagini circostanti. A poco si era più o meno abituato a questa cosa, spiega sempre Sirius, e così ora si sente molto a disagio se deve lavorare senza, cosa che comunque sostiene di poter fare se qualcuno glielo chiede. Così riprovano, ma nemmeno la seconda volta l'esperimento riesce. Eisenbad gli propone di indovinare un'immagine che ha sigillato in una busta e che rappresenta una veduta del Cremlino. Nella successiva ora e mezza vengono scattate altre 6 fotografie tra varie interruzioni. Una volta Ted chiede di potersi togliere le scarpe. Poi vuole farsi una doccia, poi vuole fumare un po', poi vuole bere. Verso le 23:06 finalmente esce dalla Polaroid un'immagine con una macchia nebulosa bianca. Una sperimentatrice presente, scrive Eisenbad, tutta eccitata, la identificò come la ben nota Water Tower di Chicago e cominciò a saltare di qua e di là battendo le mani. Più tardi uscì un'altra fotografia nebulosa in cui si intravedevano alcune lettere dell'alfabeto di una scritta su un palazzo. Per Eisenbad tutto questo è più che abbastanza per decidere di intraprendere uno studio intensivo delle strabilianti capacità di Ted. Lo invita a Denver, pagandogli tutte le spese, e inizia una serie di prove non sempre facili da gestire. Ted arriva spesso in ritardo, beve molto e almeno una volta viene arrestato per disturbo della quiete pubblica. Poi succede qualcosa di singolare. Di alcune immagini prodotte da Ted si iniziano a trovare delle fotografie identiche, pubblicate però su libri e giornali. Eisenbad però non si dimostra particolarmente sorpreso. Ma questo significa, è il suo ragionamento, che Ted deve avere visto quelle immagini, gli saranno rimaste impresse nella mente e così le ha riprodotte per le sue fotografie. Non gli è rimasto impresso solo il soggetto, gli sono rimaste impresso proprio l'angolazione, l'inquadratura, il focus, le ombre, la luce che c'è nella fotografia. Impressionante questa memoria di Ted. Il lavoro di Eisenbad alla fine viene raccolto in un libro, The World of Ted Sirius, che in Italia esce con il titolo di Fotografo senza obiettivo, pubblicato nel 1967 da Sugar Editore, che diventerà la Sugarco, la casa editrice che nel 1995 pubblicherà anche il mio primo libro, Viaggio tra gli spiriti, un bel salto da Ted Sirius a Polidoro. Eisenbad si rende conto, queste sono le sue parole, per natura molto suggestionabile e credulone, oltre l'ordinario. Si rende conto anche di accettare con facilità, sia da un punto di vista emotivo sia intellettivo, ogni sorta di cose di fronte alle quali invece gli altri dubitano o che avvicinano magari con prudenza se non con sospetto. Inoltre, dallo studio della letteratura del paranormale, lo psichiatra sa bene che alcuni degli inganni più efficaci che si sono registrati nella storia della ricerca psichica, della parapsicologia, sono quelli che si sono svolti sotto gli occhi degli osservatori, che per la loro preparazione in questa o in quella disciplina scientifica, magari erano fisici, magari erano chimici, si convincevano che i loro metodi di osservazione e di controllo fossero infallibili. E in effetti alcune frodi che sono risultate poi incredibilmente semplici sono state perpetrate proprio su osservatori di questo tipo, pronti a giurare, e alcuni lo hanno fatto per davvero, che quello che era stato compiuto davanti a loro, sotto i loro stessi occhi, era impossibile dal punto di vista scientifico e dunque doveva essere paranormale. E invece, come ormai è risaputo e come del resto scrive lo stesso Eisenbad nel suo libro, per riuscire a realizzare un esperimento adeguato, capace di escludere ogni possibilità di trucco, è indispensabile il coinvolgimento di un prestigiatore competente.
proprio per escludere eventuali manipolazioni e depistaggi. Nonostante però questa consapevolezza espressa lucidamente nel suo libro, Eisenbart si comporta esattamente come uno di quei creduloni di cui diffida e non chiede la consulenza di nessun prestigiatore. Non solo, ma si lascia travolgere così tanto dalla suggestione che inizia a vedere miracoli e prodigi ovunque, anche dove Sirius sbaglia completamente. Uno dei casi più lampanti di questa totale disponibilità a credere alle capacità di Ted è quella del sottomarino Thrasher, disperso in mare nell'aprile del 1963. Viene chiesto a Sirius di cercare di localizzarlo tramite le sue fotografie psichiche. Così Ted si concentra e produce un'immagine della regina Elisabetta. È un fallimento, si dirà. No! È un completo successo, secondo Eisenbart. Vediamo di seguire il suo ragionamento. Ne vale la pena perché, guardate, è davvero degno di un enigmista. Indubbiamente, scrive Eisenbart, come risposta sarebbe da giudicarsi inappropriata, un evidente errore rispetto al bersaglio richiesto. Tuttavia, consideriamo il seguente anagramma. Esther, Tres, Her, Elisabeth, Tre, Gina. Esther è il nome della vecchia madre di Ted. Elizabeth Regina è il titolo portato dalla regina d'Inghilterra nelle sue funzioni ufficiali e così appare nella fotografia di Ted, che la riprende infatti con la corona reale. Molto interessante, osserverà il lettore, infatti. Ma come si può riunire tutto questo in un'ipotesi che conferisca all'episodio un significato, quando invece a prima vista è possibile che, a prescindere dalla natura straordinaria del fenomeno primario stesso, cioè la fotografia, abbiamo a che fare con una concatenazione strana ma priva di significato, di elementi capitati assieme per puro caso? Lasciate che io provi ad avanzare una tale ipotesi. Ecco, sentiamo l'ipotesi. Possiamo supporre che Ted abbia posto inconsciamente la scomparsa del Thrasher sullo stesso piano di una eventuale minaccia della scomparsa della madre, che in effetti rappresentava per lui una preoccupazione crescente data l'età avanzata della madre. Non soltanto a causa dei casuali legami anagrammatici tra Thrasher ed Esther, ma in considerazione dell'equivalenza sul piano simbolico tra il mare, in questo caso il sommergibile, e la madre. Il mare è la madre primigenia dalla quale deriva tutta la vita animale ed è uno dei simboli più frequenti della madre, un archetipo apparentemente universale che assume nell'inconscio le espressioni più varie. Anche se manca un vero legame etimologico tra i due, nonostante gli interrogativi che possano nascere quando si considera mare in latino, la mer e la mer, rispettivamente madre e mare in francese. L'uso di queste radici come simbolo della madre ricorre ripetutamente nei sogni, in varie lingue, dove tutte le sillabe ma, nei nomi di persone o di cose, come in sottomarino, possono avere questo significato. Anche il simbolo regina nell'inconscio sta per madre. E ora, visto che in questo esame delle prove stiamo mettendo tutti i puntini sulle i, passiamo alla parte di cui probabilmente né Ted né la Höhler, che sarebbe la giornalista che aveva chiesto a Ted di fotografare il Thrasher, potevano venire coscientemente a capo. Se supponiamo che l'unione del TH di Elizabeth e del RE di Regina rientri nello schema inconscio implicito nel rapporto anagrammatico tra la regina nel suo ruolo ufficiale e il disperso Thrasher, la cosa può venire interpretata come un tentativo inconscio di negare la minacciata perdita e la magica restituzione o resurrezione della madre che partecipa all'anagramma con il suo nome. La regina nel suo ruolo ufficiale, cioè la corona, è teoricamente in peritura. Questa madre dura per sempre, non può scomparire. Mi fermo qua. C'è di che restare allibiti. Ma al di là di queste acrobazie illogiche di Eisenbart, resta da spiegare una cosa importante, l'unica effettivamente interessante: come faceva Ted a ottenere quelle immagini che, anche se erano sbagliate rispetto ai bersagli che doveva indovinare e anche se erano identiche a fotografie che già comparivano su libri e riviste, comunque sembravano avere una natura misteriosa. I sospetti degli osservatori naturalmente si concentrarono sul gizmo, un oggetto per il cui uso da parte di Ted lo stesso Eisenbart non sapeva trovare una spiegazione convincente.
Il 3 e il 4 giugno 1967 un gruppo di studiosi della rivista Popular Photography si reca a Denver per osservare Ted in azione, in vista della preparazione di un articolo che vogliono dedicare a lui. Il gruppo si compone di Charles Reynolds, redattore della rivista, prestigiatore storico dell'illusionismo, di cui ho avuto la fortuna anche di essere amico nell'ultima parte della sua vita, David Eisendrath, fotografo, e Percy Diaconis, matematico alla Stanford University e anche lui abilissimo prestigiatore. I tre cominciano a insospettirsi quando Eisenbad mostra loro un filmato di Ted, ripreso nel corso di una trasmissione per una TV di Denver, e in una sequenza si vede Ted che avvicina la mano alla telecamera e immediatamente in quel momento sullo schermo compare un'immagine misteriosa. Sembra una diapositiva, ma Eisenbad assicura i tre esperti che non può che trattarsi di un'immagine del pensiero di Ted proiettata sulla telecamera. L'ipotesi di Reynolds invece è che Ted avesse in mano un piccolo visore per diapositive. Aveva infatti notato che l'immagine si muoveva seguendo esattamente i movimenti della mano di Serious, proprio come se avesse in mano una piccola diapositiva come questa. Ora non la vedete, ma ve la ingrandisco. Ecco. Successivamente cominciano le dimostrazioni vere e proprie. Vengono scattate centinaia di fotografie in cui non si vede assolutamente niente. Poi succede qualcosa di strano. Ecco come Reynolds racconta l'episodio. Sia l'esperto di illusionismo, cioè Diaconis, che io, in maniera indipendente, dato che ci trovavamo in punti diversi della stanza, pensammo di vedere Ted che maneggiava il gizmo in un modo ben noto agli illusionisti, che indicava il trasferimento di un oggetto da una mano all'altra. Quando Ted posò il gizmo, che per la maggior parte era tenuto nascosto dalle dita della sua mano, contro l'obiettivo della Polaroid, io commentai: penso proprio che stavolta verrà fuori una bella immagine, vero Ted? Dopo la solita tensione fisica da parte di Ted, la foto viene scattata e Ted si rilassa per aspettare i 15 secondi dello sviluppo. Lascia cadere lungo il fianco la mano col gizmo e a questo punto chiedemmo di vedere questo gizmo. Una procedura di controllo a cui, come ci avevano ripetutamente assicurato sia Ted che il dottor Eisenbad, potevamo ricorrere in ogni momento. Perché? Fu la risposta di Ted, mentre nascondeva il gizmo nel pugno chiuso e per sicurezza fa anche un passo indietro. A questo punto le tensioni accumulate negli ultimi due giorni esplosero. Il dottor Eisenbad prima rimproverò noi per avere disturbato Ted, poi rimproverò Ted per avere agito in modo da destare sospetto, e intanto il gizmo era finito in tasca a Ted, un uso alquanto poco scientifico di questo arnese che avevamo notato diverse volte il giorno prima, ma sul quale non l'avevamo richiamato dato che non si stava producendo niente di spettacolare. Lo strumento ottico nel gizmo, se in realtà c'era uno strumento ottico in quell'affare, era stato ormai abilmente messo al sicuro. Eccolo qua. Questo è una riproduzione del possibile strumento usato da Ted, cioè un tubicino di cartone a cui è stata fissata qui a un'estremità una piccola diapositiva, dall'altra parte c'è una lente. Questo oggetto, posto a contatto con l'obiettivo e prendendo i raggi della luce, ingrandisce l'immagine, la proietta nell'obiettivo e scatta quel tipo di fotografie. Questo episodio negli anni seguenti susciterà numerose polemiche, soprattutto dopo che Charlie Reynolds, in un'intervista concessa proprio a Piero Angela per la sua serie televisiva sulla parapsicologia, preciserà di avere visto Ted nascondere qualcosa in tasca. Ascoltiamo Reynolds. Vedemmo a un certo punto che Ted aveva fatto scivolare qualcosa all'interno del cilindro nero. Dicemmo: stop, fai vedere. Ted non ce lo permise e lo vedemmo anzi tirar fuori qualcosa dal tubo e metterselo in tasca. Chiedemmo allora: fai vedere cos'hai in tasca? Seguì una grande discussione. Né Ted né il dottor Eisenbad ci permisero di vedere cosa aveva nelle tasche, malgrado la promessa iniziale. Questa versione dei fatti, contestata da Eisenbad, in seguito sarà confermata anche da Diaconis.
Eisenbad riteneva che sarebbe stato praticamente impossibile per Ted usare un visore di diapositive di nascosto, e in questo era confortato dall'opinione di Billy Wheeler, il direttore del reparto di educazione audiovisiva dell'Università del Colorado, che aveva dichiarato: «Da 20 anni faccio il fotografo professionista. A mio parere le fotografie che ottiene Serious non possono ottenersi né con un processo fotografico normale né con uno truccato». Diaconis e Reynolds, invece, riuscirono a costruire un piccolo visore per diapositive come quello che vi ho mostrato, e ripetendo i movimenti visti fare a Ted, furono in grado di ottenere delle immagini identiche alle sue. Inoltre, risulta che praticamente mai Ted sia riuscito a ottenere fotografie nitide senza utilizzare il gizmo. In un articolo per il Journal of the American Society for Psychical Research, per esempio, Eisenbad sostiene che Ted ottiene con il gizmo dei risultati qualitativamente uguali a quelli che ottiene senza. Tuttavia, nelle pagine seguenti, Eisenbad si smentisce da solo quando dichiara che durante una serie di prove Ted ottenne fotografie psichiche solo in 5 casi. A un esame del testo, questi 5 casi risultano corrispondere proprio a quelli in cui Ted si era servito del gizmo. Reynolds pubblicherà nel suo articolo sul Popular Photography uno schema con cui i lettori potevano realizzare un piccolo visore per diapositive simile a quello probabilmente nascosto nel gizmo di Ted. Ma James Randi, il grande indagatore di misteri, smascheratore di ciarlatani, che come sapete ho avuto l'onore di avere come maestro e ho raccontato tutta quell'esperienza nel mio libro geniale 13 lezioni sull'arte di vivere e pensare, dove racconto non solo la figura meravigliosa di Randi, ma anche quello che io ho imparato e che sono sicuro potrà tornare utile anche a voi. Ecco, ci possiamo chiedere: Randi ha mai avuto modo di incontrare Ted Serious? Altro che, e sono state scintille. E dunque anche James Randi fu coinvolto in una polemica con Serious e Eisenbad. Il 4 ottobre 1967 Serious, Eisenbad e Randi parteciparono alla celebre trasmissione della NBC The Today Show. Quando il conduttore chiese a Serious di dimostrare le sue facoltà, egli si rifiutò. Randi invece avvicinò una mano alla telecamera e riprodusse esattamente lo stesso fenomeno mostrato qualche tempo prima da Serious alla TV di Denver, quando, come ho detto prima, una strana immagine era comparsa sullo schermo. Eisenbad sfidò allora Randi a riprodurre i risultati di Ted nelle sue stesse condizioni. Se ci fosse riuscito, egli avrebbe, primo, abiurato qualunque futura ricerca con Ted, secondo, comprato e pubblicamente bruciato tutte le copie disponibili di The World of Ted Serious, terzo, acquistato una pagina di pubblicità su Popular Photography dove avrebbe posato con in testa un cappello da asino, e quattro, passato il resto del suo tempo libero a vendere porta a porta abbonamenti a quella rivista. Randi accetta subito la sfida, ma Eisenbad precisa allora che Randi dovrà riprodurre le fotografie di Serious solamente dopo: A, avere bevuto tanta birra e whisky quanta ne beveva Ted; B, essere perquisito in tutti gli orifizi corporei e vestito solo con una tutina aderente; C, venire rinchiuso in una camera d'acciaio piombate senza finestre. Inoltre Randi doveva ottenere delle immagini che sarebbero state scelte di nascosto da Eisenbad e avrebbe dovuto farlo in meno di un'ora. Tutta l'operazione sarebbe stata filmata dalle telecamere e Randi non avrebbe mai potuto toccare la macchina fotografica in nessun momento. A parte la prima richiesta relativa all'alcol, le altre sarebbero state ottime misure antifrode, che però non furono mai applicate a Ted Serious, nemmeno una di queste. Per quale motivo Randi avrebbe dovuto sottoporsi a una simile tortura, essendo peraltro astemio? A giudizio del dottor Borge Lofgren, che scrisse un articolo sulla vicenda per il Journal of the American Psychoanalytic Association, Eisenbad e i suoi colleghi dimostravano una mentalità distorta, gravi difetti di ragionamento e un rapporto disturbato con la realtà. Per tutta la sua vita, Jules Eisenbad non ha mai smesso di sostenere l'autenticità delle dimostrazioni di Ted. Ancora nel 1981, per esempio, dichiarava sulle pagine del Journal del ASPR che alcune immagini ottenute anni prima da Ted ricordavano sì certe fotografie pubblicate da giornali e libri, ma se ne differenziavano
per alcuni impercettibili particolari e pertanto dovevano considerarsi paranormali. È toccato a un ricercatore italiano, un caro amico Gianmarco Rinaldi, spiegare in un numero successivo del Journal che alcune delle differenze notate da Eisenbad e colleghi non esistevano affatto se non nell'immaginazione di chi le voleva vedere e che alcune differenze di luce potevano essere state provocate da particolari inclinazioni del visore o della diapositiva. Più significativo in ogni caso è il fatto che dopo quelle rivelazioni uscite su Popular Photography nel 1967, Serious improvvisamente perse i poteri. Da quel momento, infatti, non è mai più stato in grado di produrre nessuna delle sue fantastiche fotografie del pensiero. Questo ci dimostra che tali poteri sono veramente capricciosi, oppure ci dimostra che una volta scoperto il trucco, Ted non poteva più servirsi impunemente del suo visore senza rischiare di essere scoperto. A voi la scelta su quale sia la spiegazione più probabile. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido gratuitamente qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Venite anche voi, basta davvero l'equivalente di un caffè, di una pizza, però avrete la consapevolezza così di contribuire in maniera concreta alla realizzazione di tutti i nostri progetti. Potrete partecipare alle scelte strategiche, vi confronterete con me anche nella chat Telegram che è riservata ai naviganti. Allo stesso tempo avrete accesso a centinaia di contenuti esclusivi, video inediti dietro le quinte, bloopers ed errori durante le riprese, anticipazioni, recupero di interventi televisivi miei, di Randy o di altri che ormai sono introvabili. Vi svelerò i trucchi dei ciarlatani, dei sensitivi, vi insegnerò a rifarli e molto molto altro. In coda a questo episodio leggete i nomi di alcuni dei naviganti che ci aiutano a realizzare strane storie e chissà, magari presto potrebbe esserci anche il vostro. E per ora noi ci fermiamo qui, ma ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto! A proposito di fotografie, sa che mi ha fatto pensare? Io? E a che cosa? Beh, da tempo me lo chiedevo, ma ora penso di avere capito. Avere capito che cosa? Ma dove le mucche appendono i loro ritratti? Le mucche? E dove? In un museo!